Oggi una pillola di grammatica che non tocca il personale. In italiano standard con Alessandro G. La forma impersonale dei verbi è appropriata ogni volta che il verbo non ha un oggetto espresso. In Italia ci sono moltissimi ristoranti dove si mangia bene. Generalmente si forma con il pronome si, seguito dal verbo alla terza persona. Quando c'è un nome dopo il verbo, siamo di fronte al cosiddetto si passivante. In Italia si consuma molta pasta. Significa che la pasta è consumata in grande quantità. Essendo pasta un nome singolare, la terza persona del verbo dopo si è singolare. Non tutta la pasta italiana si fa con frumento coltivato in Italia. Infatti, in Italia si importa ogni anno più della metà del grano duro da altri mercati agricoli. Nel 2021 si è importato il 46% del fabbisogno di grano duro dal Canada. Quindi l'ausiliare è sempre essere nei tempi composti alla forma impersonale. Fino a pochi anni prima si importavano percentuali più consistenti dalla Francia, non solo di grano duro, ma anche di grano tenero. Solo quando il nome dopo il verbo è plurale, come percentuali, si usa la terza persona plurale. Si è considerato ciò che occorre per soddisfare una certa domanda alimentare. Quanto è necessario importare in Italia per fare uno dei prodotti italiani maggiormente esportati? Quanto bisogna? Anche la terza persona singolare di bisognare è una forma impersonale. Anzi, è l'unica di questo verbo che si usi comunemente, appunto per esprimere ciò che è necessario o conveniente o opportuno. Persino nella costruzione personale si usa solo alla terza persona. Ti bisogna qualcosa? Cioè, Hai bisogno di qualcosa? comunque bisogna fare attenzione e non confondere bisognare con avere bisogno, essendo quest'ultima una struttura piuttosto personale che esprime ciò di cui un soggetto specifico ha bisogno. Ma per restare nel campo impersonale, bisognando, cioè all'occorrenza, se sarà necessario, si può usare un gerundio. Anche il gerundio, infatti, può esprimere un'azione ipotetica. Volendo, si può fare, cioè se si vuole, si può fare. Non importando grano dall'estero, i produttori italiani di derivati del frumento non riuscirebbero a soddisfare la domanda interna ed estera di prodotti italiani, cioè se in Italia non si importasse grano duro e soprattutto tenero, non si produrrebbe altrettanto pane e pasta né dolci e molti altri prodotti alimentari. Si dirà che anche italiano standard pensa troppo al cibo, e in effetti c'è già una pillola di vocabolario che parla di pasta, una parola in pillole di italiano. Lo ammetto, spesso e volentieri ci si abbuffa. Ecco, la forma impersonale di un verbo riflessivo, dove ci precede si, che precede il verbo alla terza persona singolare. Proprio così, a volte ci si riempie di cibo, ci si diverte mangiando,
Che esagerazione! Sarà che in Italia si soffre di una fame atavica, ereditata dagli antenati, risalente ad un passato lontano di paese povero. Quando si era poveri in Italia non c'era da mangiare per tutti in abbondanza. Ci si accontentava. Ecco, quando usiamo un aggettivo dopo la forma impersonale, come poveri, nell'esempio, usiamo la forma plurale dell'aggettivo. Ma anche oggi, secondo un vecchio adagio, chi si accontenta, gode. Se anche tu vuoi fare dell'italiano la tua lingua, continua ad ascoltare questo podcast tutte le settimane in rete. Italiano Standard con Alessandro G. www.italianostandard.com